Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. E finora, questo è il periodo di boombox estive, di roba ignorante per le vostre serate estive. E allora, finora vi avevo fatto vedere il D8 da 50 watt, poi vi ho fatto vedere il D9. Altra bella bestia di Wuking, che saluto. Che cosa facciamo stasera? Vi farò vedere il D10, quello che è il 10% più potente perché ha i LED luminosi? No, non è ancora il momento. Questo è il momento di un bel confronto tra il D8 e il D9. Ne parliamo dopo la sigla. Eccoci, quindi ci troviamo praticamente a fare un bel confronto. Ringrazio gli amici di Wuking con cui ci siamo sentiti, anche se questi in effetti sono acquisti miei, mi piacevano così tanto e non ho potuto fare a meno di sfruttare i Prime Days di Amazon. Oggi è il momento di fare un po' di valutazioni su quale sia il migliore o tra virgolette il più conveniente. Il D8 è un modello che ha 2 anni di vita, 2 anni, insomma, anzi, l'ho preso proprio al day one, ha 50 watt di potenza, ha questa forma molto 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 simpatica con la maniglia che ne rende estremamente facile il trasporto. E qui dietro vediamo praticamente un po' di connessioni USB-C, microfono e anche la USB per connettere i vostri periferiche di memorizzazione o quello che volete. Di contro, ovviamente anche questo è waterproof, 50 watt di potenza, anche questo è un DSP. Per dare delle modalità di suono tra il esterno ed interno. Di contro il Wuking, di cui vedete qua dietro la scatola, ma di cui io volevo farvi notare, difatti lo metto così, l'ignorantone dietro che lo usa, guardate che faccia, io non lo so. E questo invece si porta in dote 60 watt di potenza contro i 50 del D8. Inoltre, mentre i subwoofer erano posizionati nel D8 qui di lato, la situazione del subwoofer qua dietro è stato messo questo grosso subwooferone. Anche qui abbiamo qua dietro le prese per la connessione varia, c'è anche una presa per la scheda SD, qualora possa essere utile. È anche decisamente più pesante. Devo dirvi la verità, hanno delle forme volutamente retro. Però, quindi, come potenza, ma adesso li proveremo con la stessa canzone, vediamo come vanno. Come potenza abbiamo il D9 in vantaggio. Sinceramente, questa maniglia la trovo molto più comoda di questa di plastica, per cui direi che come form factor preferisco il D8. Ma adesso andiamo a prendere il nostro telefono, vediamo se il Bluetooth è acceso, dovrebbe essere configurato con entrambe. Quindi dispositivi collegati, ecco qua, lo ha trovato, la batteria è incredibilmente sempre al 100%, anche se questo ha una batteria di 8000 mAh, il D8, il D9, questo in realtà sarebbe il D9.1, ma sono piccole modifiche, addirittura arriva a
a 12.000 mAh. Rispondo alla domanda che mi è stata fatta. In teoria, questo ha 24 ore di riproduzione continua, quindi quando intendevo giornata, intendevo 24 ore, non la giornata lavorativa di 6 ore. Questo addirittura arriva a 40 ore. Ciò vuol dire che lo potete usare come power bank e se anche aveste un telefonone che vi ciuccia 6.000 mAh di batteria, vi rimarrebbe una giornata intera intesa come 24 ore. E poi vabbè, il telefono qua vi fa vedere che in effetti ho cominciato anche le prove sul D10 luccicoso, ma quello è un argomento per un altro giorno quando avrò avuto modo di provarlo meglio. Scegliamo. Ringrazio Archidream che, anzi, vi invito, vi lascio il link al suo canale, che mi ha fornito, visto che lei fa un sacco di live, credo sia in live anche in questo momento mentre sto facendo questo video, e vi invito ad andare a vedere il suo canale. Mi ha fornito questa bella compilation di musica finalmente free che potrebbe aiutarmi a evitare la demonetizzazione, ma ci farà capire come suonano e come funzionano. Allora, cominciamo col primo. E come vedete già questo spacca i muri. Spegniamolo. Passiamo adesso al nostro D9. Vediamo se è connesso, se si è connesso in automatico. Stessa canzone. Che la differenza nella qualità sonora si sente. Comunque facciamo, non vorrei essere cioè, in realtà sono ottimi tutti e due, solo che qua col D8 praticamente vibrava solo il tavolo, col D9 ha vibrato tutta la stanza. Allora, passiamo alla seconda canzone della playlist, ancora grazie ad Archidream. Spegniamolo, facciamo un veloce switch, torniamo a D8 e vediamo se.
Il vecchio piccolino si comporta ancora bene, aspettiamo che faccia il pairing. Ci ha trovato istantaneo, avete visto? Anche qui direi noi non siamo al massimo, ma quasi. Anche questo sì, ha già raggiunto il massimo del volume. Il telefono non è al massimo soltanto perché sennò proprio viene giù la stanza, ma è impostato comunque, come vedete, allo stesso volume. Cerchiamoci un'altra canzone, questa Marquard Life, vediamo come va. E stavolta partiamo da D8. Allora, io mi sembra comunque un suono ottimo, però il basso finora mi è sembrato più corposo nel D9, che d'altronde c'è questo bel subwooferone grosso grosso e che vibra quando la sentite. Facciamo quest'ultima prova, attendiamo che faccia il pairing. Velocissimo, incredibile, questo è anche un po' più veloce nel fare il pairing. E rimettiamo la stessa canzone. Ok, io ovviamente ripeto, non sono un audiofilo, non sono un esperto di musica. Queste sono una breve comparativa che abbiamo fatto tutti insieme, anzi, che sto facendo insieme a voi. E che, ripeto, ringrazio Archidream per avermi fornito un po' di canzoni, una bella playlist di canzoni royalty free, ma comunque di vario genere. Su tutte e tre gli ascolti, io direi che ovviamente il D9 è il vincitore da un punto di vista audio, non solo per quanto riguarda il volume, ma anche proprio per la corposità dei bassi, per un suono più corposo. Detto questo, allora vuol dire che il D8 fa schifo? No, sinceramente no, è ottimo anche quello. Anzi, la verità è che fin quando non ho sentito il D9, io non notavo queste differenze e anzi, mi ha lietato un sacco di parti in questi 2 anni il buon vecchio D8. Il D9 mi sembra, per chi vuole qualcosa in più, è un po' più caro, non tantissimo. Posso dire che alla fine il prezzo, vi lascio il link in descrizione, questo dovrebbe stare sui 50 euro in offerta, questo un 10 euro in più. Però se per me, forse da un punto di vista qualitativo, opterei per questa piccola differenza di prezzo a favore del D9. Ma ad esempio posso dirvi che sono cose molto personali. E ad esempio la stessa Archidream preferisce il form factor del D8. Quindi diciamo che questa sfida finisce 1-1. Il D10 ovviamente li sbaraglierà tutti, che c'è anche i LED, ma quello è per un'altra storia, è per un'altra giornata. E ringrazio anche Wuking, spero che questa collaborazione possa portare i suoi frutti, ma soprattutto spero di aver consigliato a voi, se siete in cerca di una boombox, pensate che bello per l'estate a portarsi questo mostro, un bel proiettore portatile tipo XGIMI Elfin o lo smart projector di Xiaomi e farsi proprio il cinema all'aperto d'estate che stanno così. Una bustina, impressionante. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace. Se non siete iscritti, iscrivetevi e ciao a tutti da Giso.